Chi è questa Mara Aramov? Sembra che voi due la conosciate bene. È una lunga storia. Per chi lavora? Avevate detto che lavorava per Markinson. Non ne sono più sicura. Finalmente ha parlato. Grigorov è tenuto al Point 36. Point 36. Cos'è il Point 36? Il Point 36 è un gulag femminile in Siberia. Si trova nella città di Kazakh, in russo tomba bianca. Intendi la prigione di Al-Shir? Cosa? Fu costruita durante le purghe staliniste per ospitare mogli e madri dei dissidenti. È stata chiusa da Khrushchev nel 54. Si credeva, ma non fu così. Sembra che ne sappiate parecchio. Leggo molto, soprattutto sull'oppressione femminile. Migliaia di donne morirono là dentro senza saper niente dei loro figli e mariti. Se non le uccideva la prigione, ci pensava il freddo o la disperazione. Io non ho letto nulla, ci sono stata. Circa 8 anni fa, dopo essere stata catturata in Afghanistan, il mio primo incarico per la Cina, prima che mi reclutasse l'agenzia. Un gulag femminile che non esiste. Un posto perfetto per far sparire i prigionieri politici. Sembra che la Glasnost abbia i suoi limiti. C'è dell'altro. Gregorov investigava su un consorzio internazionale di armi. Lo stesso gruppo che controlla la vostra agenzia vuole anche la nostra. Gregorov ha fatto la sua parte, che vendessero armi a sandinisti e contras o alimentassero la guerra tra Iran e Iraq all'SVR. Non interessava. Lasciate autodistruggere l'Occidente. Proprio così, ma il virus Siphon Filter ha cambiato tutto. Gregorov scoprì che Xiao stava per comprare il virus. Il leader dell'Ain Longchang, la provincia che tenta la scissione della Cina. Ma ancora non ce l'ha fatta. La provincia è contesa dai nostri due paesi da 400 anni. Se Xiao avrà successo, la Cina ricorrerà alla guerra. E la Russia rimarrà coinvolta. Xiao lo sa. L'unica persona che può fermare il traffico d'armi ora è Gregorov. Ecco perché era ai magazzini della Farcom con noi. Cercava gli stessi nostri dischi. E anche lui pensava di aver trovato tutti i dati. Per sicurezza, Gregorov ha tenuto nascosti tutti i file. E l'impostore non è riuscito a trovarli, ma nemmeno noi ne sappiamo niente. Dobbiamo liberarlo. Non avete molto tempo. Hanno ordinato la sua esecuzione. Morirà sulla sedia elettrica domani a mezzanotte. Ci sarò. No, sei troppo debole. Lo debbo fare, Gabe. La mia vita sarà in pericolo se non troveremo l'altra metà dei dati. E la mia gente morirà se Xihao otterrà la fase 2 del Siphon Filter. E inoltre io sono l'unica che conosce bene la prigione. Ok, è tuo allora. Spero che tu sappia cosa fai. Sono dentro. Da qui non dovrebbe essere difficile. Siamo al rendezvous. Qui tutto liscio. Devo trovare una strada verso la stanza del generatore inferiore. Da lì disattiverò l'energia. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi missione molto molto particolare, perché come potete vedere siamo praticamente all'interno di una prigione, o per meglio dire di un istituto femminile, dove a quanto pare è stato rinchiuso Gregorov appositamente per non destare sospetti. Si è scoperto che l'uomo che si pensava essere Gregorov era invece un impostore alla ricerca dei dischi mancanti di Fagan. Il vero Gregorov è invece tenuto prigioniero ad Al-Shir, un gulag situato in Siberia ed utilizzato per far scomparire i prigionieri politici, in particolar modo donne. Solo Gregorov sa dove si trovano i dischi che sta cercando. Gregorov sarà giustiziato questa notte, tra un'ora. Dovrà irrompere nella prigione, disattivare l'energia prima dell'esecuzione e fuggire, portando Gregorov con te. Nota, la maggior parte dei prigionieri di Al-Shir sono prigionieri politici. Se possibile, cerca di aiutarli, ma tieni sempre a mente l'obiettivo primario della missione. Esatto. Come potete notare, noi abbiamo praticamente un'ora, letteralmente, proprio... Che poi vabbè... Sempre abbastanza relativo. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Dove praticamente dobbiamo raggiungere. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? А что? Это же мужчина. Оно просто похоже на мужчину. Миша, ну ты козел.
Qui abbiamo praticamente... Sì, ma questi dovrebbero... Sì, ma questi dovrebbero togliersi da lì, perché se io passo... Ah no. Ah, ok. Mi ricordavo che... Давай вставай. Dannazione. Sì. Ah, bella rottura di coglioni sta missione. Sì, perché non li posso uccidere, non posso fare. Non mi devo fare scoprire. Idi сюда, дело есть. Да, иду. Dannazione. Sì, praticamente in questo qua devo... posso praticamente beccarlo subito per un dialogo extra. Да, иду. Мишка, ты что, опять пьяный? Хотя бы мне мог бутылку дать. Esatto, vedete? Se io lo riesco a beccare prima, riesco a sbloccare questo dialogo dove lei mi dice ah, sei ubriaco, quindi ah, potevi offrirmene un goccio. Se no si mettono a parlare e poi tu puoi passare. Però io mi ricordavo che se... che passando mi avrebbero visto, invece no, non me la ricordavo proprio sta cosa. Allora da là non ci possiamo andare perché c'è praticamente quella che pesta quell'altra, vedete? Ah no, non la potevo beccare questo. Oddio. Niente, qua sto andando a tentativi perché non mi ricordo. Non mi ricordo niente. Idi сюда, дело есть. Да, иду. Dannazione. Niente, sto andando proprio completamente a caso. Миш, иди сюда, дело есть. Да. И... Мишка, ты что, опять пьяный? Хотя бы мне мог бутылку дать. Окей. Пожалуйста, перестаньте. Che qua se non sbaglio li devo addormentare praticamente una alla volta per evitare di essere scoperta. È questa la cosa. Pavel. Pavel. Esatto. Ok, ora mi ricordo. Stai qui. Andrà tutto bene. Ok. E questa qui l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo salvata. Questo che cantava tipo. Ok, da qua possiamo andare avanti. Ora qua devo fare attenzione perché c'erano i due che parlavano se non sbaglio. No, c'era solo questo. Abbiamo anche la balestra in realtà per poterci, diciamo. Охранник, дай воды, пожалуйста. O anche la balestra in alcuni casi per velocizzare il tutto.
E credo che qua comunque io debba utilizzare la balestra per... No, forse no, forse riesco senza la balestra. No! Dai, ma porca troia. Ero convinto di... Ero convinto di... Stai qui. Di avercela fatta. Andrà tutto bene. Purtroppo il problema del taser è che non sai mai quando sei troppo vicino o troppo lontano. È bello questo qua che canta ogni volta così, mi fa morire. No. Ma porca puttana! Cioè, ma seriamente? Stai qui. Andrà tutto bene. E fino a qua tutto bene. E il problema è che i comandi proprio... Охранник, дай воды! Ora c'è il problema però che se quello là che esce lì vede il cadavere, forse fa scattare l'allarme. Біженька, що случилось? Та на цю не факт. Да. Стай qui. Andrà tutto bene. Ах, Одесса. Охранник, дай воды, пожалуйста. Chiara. Allora, lui, se non sbaglio, lo posso stordire dentro la cella. A quello lo posso stordire dentro la cella, quindi in realtà questo ora appena torna all'indietro, esatto, io posso andare di qua, ecco, aspettare lui che entra. Esatto, e lo posso stordire qui dentro. Ora, quello che passa di là non dovrebbe vederlo, giustamente, perché dentro la cella non lo vede. Quindi io lo lascio passare e vado avanti. Ecco, esatto, vedi? Sì, ma porca puttana, esci. Позвать механика в пятый сектор. Ты, стой здесь. E li butta come Dmitri. Ecco, ora questi qua praticamente se ne vanno. Qua, madonna, qua la prima volta. Qua praticamente ogni volta non riuscivo ad andare avanti. Perché ora, esatto, questi qua ora si mettono a parlare. E noi dobbiamo praticamente uscire di qua. Praticamente passare sul cornicione e salire dall'altro lato. Io questa parte l'avrò fatta quando ero più piccolo 600 milioni di volte, probabilmente, perché non capivo che dovevo scendere da qua. Cioè io andavo dritto, cercavo di buttarli giù con col taser, cercavo di buttarli giù con la balestra. Cioè veramente ho provavo a fare di tutto e di più e non ci riuscivo.
Fino a quando poi ho scoperto che appunto bisognava andare quatti quatti. Ну хоть какое-то развлечение у нас сегодня. Окей, questo l'abbiamo buttato giù. E ora dobbiamo andare a salvare anche quello. Perfetto. Che non gli parli a questo? No, non parla, vabbè. Ok, queste missioni stealth in realtà non sono brutte. Perché non sono brutte. Sono un po' fastidiose sotto certi punti di vista, ma non sono brutte. Повезло. А я тут завяз, покуда коньки не отброшу. Или крыша не поедет, а? Да. Ecco, praticamente ci sono questi qua che sono saliti. Cioè che sono scesi in realtà. E invece noi ora scendiamo. Perché il nostro obiettivo è per l'appunto scendere e raggiungere il generatore. Ah, mi ha visto quello, porco. Non ci ho fatto caso quando mi sono allontanato. Ma perché purtroppo non mi ricordo. Non me li ricordo al 100%. Слышь, я перевели в столичную тюрьму. Повезло. А я тут завяз, покуда коньки не отброшу. Или крыша. Cioè, non ricordo tutti i pattern da seguire, capito? Perché è passato veramente troppo tempo. Passato veramente veramente troppo tempo e tutti i pattern non li ricordo. Dannazione. Vedi, non me li ricordo i pattern, non me li ricordo proprio. Perché questo che viaggia, cioè, che cazzo dovrei fare? Слышь, меня перевели в столичную тюрьму. Повезло. А я тут завяз, покуда коньки не отброшу. Или крыша не поедет, а? Да. Ecco, non mi ricordo se forse devo mettermi qua e aspettare che quello se ne vada. Cazzo. No, m'ha visto. Dannazione. Scusami, ma dove cazzo mi devo nascondere? Non è che devo scendere ancora più giù, ma non credo. Cioè, non me lo ricordo proprio. Non me lo ricordo proprio.
Cioè, potrei anche fare così. Dannazione! Guarda, però, madonna, ma che cazzo! Veramente, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Cioè, quello gira tondo lì e quello gira tondo là. E non ho modo di poter... non ho modo di poter fare nulla. E posso tentare di fare così con la balestra? Questa è l'unica che mi viene in mente. È questa l'unica che posso fare. E sicuramente bisognava fare così. Oh. Già, com'è che non mi ha visto questo? Non lo so manco io. Maledizione, Gabe. Questa era una lavanderia. Ora è un punto di controllo con telecamere e pattuglie. Quante guardie ci sono? Non riesco a vederle, ma sembra ce ne sia una sola. In questo caso le camere probabilmente non saranno fisse, ma a rotazione. È solo una questione di tempo. È proprio quello che ci manca. Ascoltami. Aspetta che la camera si giri e poi passa prima che torni ad inquadrarti. D'accordo. Ok, questa invece è la parte di sotto. Allora, io ora non mi ricordo se... Петь, ты что-нибудь слышал? О расстреле? Скоро, я думаю. Я вижу на мониторе, они его уже подготавливают. А кто он такой-то? Слышал, зовут Григорёв. Бывший КГБшник, по-моему. По-моему, они все такие. Пока, Кать. О-о. А, види, quando c'è la luce rossa... Riprendono, quando non c'è la luce rossa non riprendono. Vabbè, sì. Maledizione, Gabe. Questa era una lavanderia. Ora è un punto di controllo con telecamere e pattuglie. Quante guardie ci sono? Non riesco a vederle. Esatto, quando c'è la luce rossa vuol dire che sta riprendendo. Quando non c'è vuol dire... Рада тебя опять видеть, Гриша. Хорошо выглядишь. Я удивляюсь. У тебя еще осталось чувство юмора, Катюш. Купишь мне сигарет? Ха-ха! Тогда будешь должна мне 6 пачек. Ну, до завтра. Окей. Oddio. Gabe! Ho passato il punto di controllo, ma credo sia tardi. Stanno portando Gregoraff alla camera dell'esecuzione. Allora non hai molto tempo, vai adesso. Dannazione! What the fuck? Non pensavo ci fosse uno lì. Катя! Эй, Катя, где ты пропал?
Qui c'è la telecamera. Ah no. Madonna, sono come i funghi, cazzo. Katia! E Katia! Che ti pro... Ok, qua abbiamo preso la 45. Anche perché poi bastardi non te li fanno vedere. Vedi? Cioè ti appaiono praticamente dopo. E poi col fatto che tu hai premura, ti mettono l'ansia di sbrigarti. Ok, dovremmo essere arrivati comunque. Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora scatta il casino. Идите, посмотрите, что случилось с электричеством. Там заваруха! Сваливать надо! Bellissima questa canzone. Perfetto, e qui siamo riusciti finalmente a raggiungere e a salvare per il momento Gregorov. Ma il casino succede adesso, perché mancando la luce scoppia la rivolta e praticamente adesso ci sarà il fuoco incrociato tra i poliziotti che si trovano ovviamente all'interno dell'istituto e i prigionieri che una volta liberi si armano e vanno appunto a cercare la loro, come dire, la loro libertà. Però per il momento è tutto. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.